Le sue radici sono nate, fortificate e robustite a Cassino. Oggi i suoi rami guardano oltre l'orizzonte, grazie a quel senso di appartenenza e di territorialità che la Banca Popolare del Cassinate incarna da 69 anni. La BPC diventa una realtà presente ed operativa anche a Roma, nella nuova filiale inaugurata sabato in via Mercadante, nel cuore del quartiere Parioli, in una struttura del primo Novecento. Nata in una Cassino post-bellica martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale, la Banca Popolare del Cassinate è rimasta fedele per 69 anni ai suoi valori fondanti, con l'obiettivo di sostenere il territorio, valorizzando e supportando la creatività e il lavoro, erogando credito, sostenendo l'arte, la cultura, la solidarietà, lo sport. Oggi, con le sue 25 filiali, 1903 soci e gli oltre 130 dipendenti, la BPC aggiunge nuove pagine alla sua lunga storia. Questo è un giorno che viviamo con gioia, con emozione e un traguardo che parte da lontano. Un progetto nato nel 2019, poi il Covid, con papà venimmo a vedere le prime possibili sedi, poi il Covid, la sua malattia, il progetto si era interrotto, l'abbiamo ripreso e oggi coroniamo questo sogno, inauguriamo questa splendida filiale. Presidente, quali sarebbero state le parole di suo padre oggi? Viene ad aprire un conto. Lui che chiedeva l'apertura dei conti a tutti. Queste erano le sue giornate. Lui era molto più bravo di me. In questi ambiti lui si trovava a suo agio. Era un istrione, era un simpaticone, gli piaceva stare in mezzo alla gente. Amava la vita, l'ha amata fino all'ultimo. È dura. Che cosa significa per la Banca Popolare del Cassinate, ma per il gruppo delle banche popolari questa giornata? Una giornata importante perché è un traguardo arrivare a Roma, nella capitale, ma è una tappa importante anche per Roma, perché accogliere una realtà così straordinaria, di successo, come la Banca Cassinate, che appartiene a quel gruppo di banche che tengono in piedi l'Italia, perché le banche del territorio sono quelle che costituiscono l'ossatura del sistema creditizio, è certamente un grande successo. Un passo strategico senza precedenti per noi, ma al tempo stesso non è una iniziativa che, come dire, prelude a un allontanamento del territorio, anzi è l'esatto contrario. Che su Roma sicuramente si apriranno nuovi sbocchi, nuove opportunità di sviluppo e quindi nuove possibilità anche di reddito e di profitto che dal nostro punto di vista poi riverseremo ovviamente sul territorio come solitamente facciamo. Era un progetto del grande presidente Donato Formisano che purtroppo non ha portato a termine, ma ha portato a termine il Fubiolo, quindi per noi un traguardo per il momento essere arrivati, ma sicuramente un punto di partenza per quello che andremo a fare nella capitale. Direttore, due piani, tanti servizi, ma c'è una chicca, il piano inferiore. Il piano inferiore, sì, noi ci vantiamo di questa chicca, nel senso che siamo la prima banca su questo territorio, perlomeno nella zona di Roma Nord, a mettere in piedi un sistema di cassette di sicurezza automatiche H24 che permette proprio alla persona di poter avere accesso alla propria cassetta di sicurezza in qualsiasi ora della giornata, compresi sabato e domenica, nella maggior sicurezza possibile, perché noi abbiamo un sistema di sicurezza che permette proprio di operare in tranquillità assoluta. Sindaco, possiamo dire che oggi un pezzettino di Cassino si apre nel cuore del quartiere Parioli a Roma? E come si apre? Un'eccellenza del territorio che conquista questo splendido palazzo di Roma, si apre alla città di Roma, penso che sia davvero un traguardo importante, è un grande orgoglio per la città di Cassino e tutto il territorio, per quello che questa banca ha fatto per la ricostruzione, una crescita continua, una politica di espansione, ma anche e soprattutto attenta al territorio. Ecco, questo deve essere un orgoglio della città di Cassino, ma dell'intero territorio del Cassinate.